caricato, immagino la presentazione. Mi raccomando i tempi, è qui. Sì, sì. Buonasera, buonasera a tutti, grazie anche agli organizzatori, soprattutto per la pazienza, visto l'imprevisto. Siamo entrambi siciliani, in Sicilia avrebbero detto come finio, noi invece ecco, siamo qui a presentare il Como Design, questa idea, chiamiamola innovativa, in realtà scoprirete invece man mano che saremo qui ad analizzare che in realtà il nostro vuole essere una sorta di invito al dialogo, alla partecipazione, quindi a riscoprire quelle che sono le radici della comunicazione. Perché le radici della comunicazione? Perché ovviamente un problema che spesso affligge il nostro patrimonio culturale è legato proprio alla partecipazione del bene stesso e quindi alla sua comunicazione. Ma cosa si intende per comunicazione? Ho riportato proprio la definizione da Treccani: far conoscere e far sapere attraverso voce e scrittura. Quindi si tratta di una vera e propria condivisione di contenuti. Qui mi viene in mente anche un famoso linguista, il quale sostiene che in realtà la scrittura è preesistente alla voce. Cioè, nel momento in cui noi stiamo già parlando, raccontando qualcosa, in realtà dentro di noi è scritto ciò che stiamo comunicando, quindi partecipando agli altri. E questa è in effetti anche la motivazione che ci spinge a pensare il perché fin dai tempi più remoti ci sia stata l'esigenza da parte appunto dell'uomo di mettere per iscritto, e qui mi ricollego anche al nostro intervento sempre a Roma Arche lo scorso anno, quando appunto proponevamo lo scavo ergo sum, ovvero l'azione dell'uomo, lo scavo, che a noi piace tanto perché abbiamo questa matrice archeologica, però in realtà è quella voglia di incidere, di mettere per iscritto qualcosa che è già dentro di noi, che si trova dentro di noi. Proprio per questo ho riportato anche, facendo un parallelismo un po', visto che siamo ospiti del Museo Nazionale Etrusco, le laminette, le famose lamine di Virgi, dove appunto viene riportato questo testo, uno dei più antichi conosciuti, sia in forma etrusca che in forma punica, e quindi l'esigenza comunicativa, lo stesso testo con forme diverse. Un altro esempio, a noi piace tanto il paradigma, l'ho riportato qui anche in latino, dicevo, perché dobbiamo riscoprire la radice delle cose per arrivare al Como Design, che adesso in questo percorso vedrete come si sviluppa. Vi dicevo appunto che questo paradigma cresce quasi come una pianta. Mi piace infatti anche il fatto che Dia nella sua grafica abbia proprio questa pianticella con la radice in evidenza. Quindi è una sorta di riscoperta della radice delle cose e quindi ricongiungersi a quello che viene definito l'archetipo o l'immagine dell'archiscrittura. Sono dei concetti un po' complessi, però noterete anche grazie all'ausilio di questa immagine, riporto qui una scena tratta appunto dalla celebre cista Figoroni, e con appunto la tematica degli Argonauti, che anche questo, cioè sviluppa un tema attraverso l'illustrazione all'interno di un oggetto che diventa esso stesso parlante, grazie all'ausilio dell'immagine. E insieme all'immagine viene associato lo scritto. La cista Figoroni è anche, come sapete benissimo, uno degli elementi più importanti appunto per le prime attestazioni di scrittura latina. Che cosa vogliamo proporre in buona sostanza con il Como Design? Vogliamo che si possa ridefinire quello che a noi piace chiamare lo sconfinamento del patrimonio culturale, ovvero un procedimento opposto a quello cui spesso si assiste, ovvero la banalizzazione del bene culturale. Cioè bisogna adeguare il bene a un pubblico, renderlo pop quasi. È una parola che a me non piace, lo dico sinceramente. Piuttosto preferirei che si ridesignassero i confini appunto del nostro patrimonio, quindi una maggiore consapevolezza, e attraverso questi riinterpretarli e riproporli, condividerli, quindi metterli in comunicazione.
Chi deve fare tutto ciò? Ovviamente non può essere un singolo, si tratta di un'azione congiunta e si tratta anche, faccio un po' il mia colpa, non può farlo un archeologo da solo. Bisogna esserci un confronto, bisogna che ci sia un lavoro di squadra, un team. Questo lavoro infatti deve essere svolto appunto sia dalla figura dell'archeologo che appunto detiene quella conoscenza che sta alla base, attraverso l'interazione con quelle figure che si occupano proprio di comunicazione e di design. Anche vedete la stessa parola design, che spesso viene tradotta come progetto e quant'altro, in realtà io la ricondurrei alla matrice latina del designare, ridefinire qualcosa. Ho riportato qui due esempi, perché vi dicevo prima quello della banalizzazione. Vedete i nuovissimi loghi presentati poco tempo fa alle Gallerie degli Uffizi e del Museo Nazionale Romano. Impeccabili dal punto di vista grafico, manca un contenuto, manca un significato. È bellissimo da vedere indubbiamente il logo. In realtà però non ci comunica niente. Ci comunica l'esistenza di quell'istituzione museale. Però manca tutto un retaggio che dovrebbe essere alla base e dovrebbe essere portato a conoscenza del visitatore. Perché il visitatore non deve essere un attore passivo, ma un vero attore che ha un ruolo all'interno del museo. Museo come istituzione appunto educativa. Passo adesso la parola ad Antonella Giardino. Eccomi, affinché questa non appaia una critica a quelli che possono anche essere dei colleghi, cioè chi ha lavorato a quella che si chiama l'identità visiva, per esempio degli enti, dei beni culturali, vorrei dire che la mia riflessione si innesta proprio sulla necessità di un cambio di paradigma, che vuole essere non solo un cambio di paradigma comunicativo, ma soprattutto conoscitivo. L'idea di base che vorrei fosse chiara in questi pochi minuti che ho a disposizione è che il nucleo problematico della comunicazione dei beni culturali dal nostro punto di vista risiede proprio nell'aver mutuato in maniera impropria dalla tradizione filosofica occidentale questo approccio alla semplificazione, cioè l'idea che la complessità che caratterizza il mondo che ci circonda possa essere compresa solo attraverso la riduzione e quindi la possibilità di individuare dei principi cardine, dei principi ordinatori, una sorta di sintesi, quindi una semplificazione come sintesi. Ora questo concetto a nostro avviso è un po' stonato nei confronti della ricchezza del bene culturale, cioè della varietà e della ricchezza che caratterizza il bene culturale. Quindi già quando parliamo di identità visiva, di enti che hanno a che fare con i beni culturali, questa insufficienza appare evidente. Quindi se sul piano della cultura tipografica è evidente che nel primo caso delle gallerie degli Uffizi c'è una stilizzazione delle iniziali, quindi la G e la U, che magari riprendono l'architrave della galleria e quindi un gioco di eleganza con la grazia della G che è accoglimento, o nel caso del Museo Nazionale Romano un minuscolo che abbassa la pomposità del nazionale e quindi quasi quell'unione tra MNR che ne fa un nuovo glifo. Questa insufficienza è la critica di un linguaggio che è un linguaggio di mediazione tra quello che effettivamente poi c'è all'interno di questi luoghi, quindi la ricchezza del bene culturale, è un linguaggio strettamente grafico che ha una sua autonomia e gode di codici che sono, diciamo, propri di una disciplina, non hanno a che fare con il bene culturale, non mettono in comunicazione quello che c'è all'interno del luogo, l'opera in sé con il fruitore esterno. Allora la nostra proposta che qui stilizziamo in modo un po' da mascotte è quella del common design, cioè una disciplina che non è solo convergente, è una disciplina e quindi un approccio che vuole valorizzare la ricchezza, cioè che parte dalla ricchezza del bene culturale. E qui abbiamo usato la mascotte dell'ornitorinco per riesumare
anche la vicenda che ha caratterizzato questo animale, scoperto a fine Settecento, il quale per l'appunto non rientrava in nessuna delle classificazioni che c'erano in quel momento. Sembrava un mammifero, ma in realtà si comportava da rettile, però aveva delle caratteristiche come il becco d'anatra che lo assimilavano a un uccello. Ecco, a noi sembra che i beni culturali e quindi la comunicazione in questo momento dei beni culturali soffra un po' di preconcetti e di pregiudizi che assomigliano a questo impasse che ha caratterizzato gli scopritori. Allora la proposta del common design è la capacità di mettere in comunicazione i segni pertinenti e specifici del bene culturale. Allora portiamo un esempio. Nonostante ogni identità visiva è una riduzione sintetica che, come abbiamo detto, non rende conto della ricchezza, in questo esempio vediamo un'identità che è stata creata per dell'Asia del Vasto in occasione dei 900 anni dell'occorrenza proprio della reggenza, in cui nonostante ci sia stata una ricerca delle fonti, quindi questa lettera, una lettera che era presente in una pergamena medievale, nonostante è stata compiuta una modifica strutturale nell'asta della A, con questa terminazione, riproponendo all'interno la croce latina della chiesa, che è la basilica della cattedrale, all'interno della quale Adelasia viene sepolta, esattamente nella parte destra che è stata in qualche modo inserita, quindi nel transetto della parte destra. Vediamo che tutto questo appare una sorta di, chiamiamolo, grafichese. Ci sono linguaggi di mediazione come la tecnologia, come la grafica, come le app, come i social. In realtà quello che noi vorremmo riproporre è un legame tra il segno pertinente e una comunicazione che parli della ricchezza del bene culturale senza linguaggi di mediazione. Ecco, questo è un altro esempio in cui un bene, quindi questa lanterna, viene ripresa nei suoi tratti identitari e diventa elemento di un sistema che valorizza un territorio. Quindi il bene culturale e la problematicità del bene culturale implica la ridefinizione di concetti come il territorio, la messa a sistema degli elementi sul territorio, l'unicità del bene culturale, insomma un paradigma che a tutt'oggi è distante dalle pratiche metodologiche che vediamo in atto nella comunicazione del bene culturale. E allora per concludere direi che come nessuna città, visto che c'è la tendenza adesso a fare i concorsi del cosiddetto city branding, cioè creare una comunicazione, un'identità visiva per la città, per esempio Roma, Firenze, ecco, come una città, soprattutto le città storiche europee, non sono riducibili a un segno. La stratificazione che tutte le città comportano, quindi l'importanza di introdurre magari il diagramma temporale, non la città oggi congelata in un simbolo, non la comunicazione di una mostra mediata dai filtri delle tecnologie più contemporanee, ma la possibilità di istituire un linguaggio nuovo, un paradigma nuovo che parli punto per punto del singolo bene culturale, non riducibile a nessuna mediazione, non riducibile a nessuna semplificazione, e che possa per l'appunto ripristinare il legame originario tra il designare, quindi il mettere a sistema contemporaneo il design, ma anche il designare come connotazione puntuale del significato, non l'accesso al bene culturale, la quantificazione dell'accesso, ma la comprensione del significato della cultura. Grazie. Grazie.
grazie davvero, ai nostri relatori. Mi piace molto il loro stile, molta diffusione proprio in questi giorni, è uscito da poco. Devi ancora inserire, è già stato inserito. Le do la parola immediatamente, occupo giusto il tempo che ci vuole per il PowerPoint, per segnalarvi che il 25 di giugno che è un edicolo di solito museo, è chiuso, confidiamo, se non ci sono sorprese ospiteremo un importante evento legato al design e cercheremo di aprire un percorso che ci porti a valorizzare il design etrusco nella contemporaneità. La parola a Cinzia. Allora, aspetta perché io... Buongiorno a tutti, io sono piccola, se mi siedo e sto dietro a questo schermo non mi vede nessuno. A me piace parlare muovendomi sinceramente, infatti mi ero portata anche questo attrezzo, ma oggi siamo obbligati a usare questo microfono anche per la diretta e quindi cercherò di adattarmi. Ferma immobile, il più immobile possibile. Allora, mi chiamo Cinzia Dalmaso, sono una giornalista, mi presento e mi occupo di comunicazione dei beni culturali ormai da un po' di tempo, tre decenni o quasi. E cosa ho fatto in questi tre decenni? Ho raccontato storie fondamentalmente perché una delle leggi fondamentali del giornalismo, della comunicazione, non solo, è quella di raccontare le idee attraverso i fatti e i fatti attraverso le persone. Raccontare anche qualsiasi idea, qualsiasi cosa astratta, attraverso esempi concreti, attraverso storie. Ecco, il libro di cui ha parlato Valentino è questo. Io volevo parlarvi di una riflessione nata un po' a partire da questo libro. Però andiamo anche un attimo alla genesi di tutto ciò. Questo raccontare le idee attraverso fatti e persone, io ho cominciato a infonderlo in un gruppo di archeologi che ho riunito assieme a Francesco Riparco, un collega che adesso sta all'Università di Leiden, per appunto realizzare questo libro, Archeostorie. Abbiamo voluto raccontare tre anni fa, uno degli attori poi è qui con noi, si chiama Valentino Nizzo. Abbiamo voluto raccontare quante cose fanno gli archeologi. Gli archeologi non scavano solamente, non solamente studiano in biblioteca o fanno i direttori di museo, ma al giorno d'oggi fanno mille cose. E soprattutto queste mille cose sono delle opportunità di lavoro per tanti archeologi. Ecco, io ho chiesto a questi 34, 35, non ricordo più quanto fossero, di archeologi, di raccontare la loro storia. Cioè di raccontare il loro mestiere attraverso degli esempi, facendo finta quasi che il lettore andasse a bottega da loro. Quindi, insomma, la storia di Archeostorie è nata con dei racconti, non è stato facile far scrivere 34 archeologi in forma narrativa. Ma insomma, ce l'abbiamo fatta. Il successo del libro poi ha portato anche alla continuazione dell'avventura con un sito web, www.archeostorie.it, un magazine online. E attorno al magazine, un po' la riflessione sulla narrativa è continuata. Ed è da questa riflessione, grazie ad amici che poi si sono riuniti, gente che viene da Archeostorie, che poi appunto abbiamo prodotto anche la riflessione sulla narrazione di cui vi parlo. Che cos'è il museo oggi e perché la narrazione è importante per il museo oggi? Qui vediamo una ragazza che fa un selfie o fa una foto, insomma fino a qualche anno fa non sarebbe stato possibile. I musei stanno vivendo un momento di grande cambiamento, di grande rivoluzione. Non elencherò tutto quello che sta succedendo nei musei perché è assolutamente impossibile farlo. In pochi minuti, questa slide è una sorta di bignami forse. Mi preme però vedere le ultime cose scritte. In genere, che cosa si va a fare nei musei? Si va a conoscere cose diverse, a conoscere dei modi di vita diversi dai nostri. Cosa si viene qui al museo di Villa Giulia? Si conoscono gli Etruschi.
In un altro museo si conoscono gli antichi romani piuttosto che nel museo di zoologia qui vicino si conoscono le vite di animali e quant'altro. In questi musei, conoscendo le vite altrui e le storie altrui, un po' anche si capisce qualcosa su noi stessi. Gli Etruschi erano i nostri antenati. Guardando alla nostra storia, arriviamo anche a capire qualcosa su di noi. E questa è la cosa importante. Il museo ci è utile. L'utilità sociale del museo è questa. Oddio! Serve alle nostre vite, ad arricchire le nostre conoscenze, ma ad arricchire proprio le nostre vite. E poiché facciamo esperienza di qualcosa di diverso da noi, io da tanto tempo che dico che il museo è palestra di interculturalità. Ci misuriamo con qualcosa di diverso, impariamo a conoscerlo e in qualche modo ci alleniamo a misurarci anche con chi è diverso da noi nella contemporaneità, ad inglobarlo nella nostra società e quindi a costruire una comunità. Altre sfide sono dei flash, signori, non voglio essere esaustiva perché non è questa la sede. Altri flash di cose che il museo deve affrontare, il museo in quanto istituzione che sta all'interno della società. La società è sempre più multiculturale, dobbiamo usare un linguaggio che tutti possano capire e questo l'abbiamo sempre detto, non un linguaggio banale ma un linguaggio semplice, sì, è comprensibile a tutti, comprensibile a chi vive qui, comprensibile al turista che viene dall'altra parte del pianeta, comprensibile a tutti. Una società dove, diciamocelo, il museo è in concorrenza con altre istituzioni, ma non solo istituzioni culturali, con altre esperienze. Si parlava di esperienza, di emozioni, e le emozioni si cercano anche altrove. La gente viene al museo così come va a Gardaland, o a fare bungee jumping, o a scalare una montagna. Ecco, noi dobbiamo catturare le persone, dobbiamo dire venite al museo, usare un linguaggio aggressivo, ugualmente non banale, semplice ma aggressivo. Poi quando li abbiamo catturati, allora spieghiamo le cose. Però dobbiamo essere aggressivi come tutti gli altri. Ugualmente viviamo in una società in cui l'alfabetizzazione digitale è sempre più diffusa. Oramai la tecnologia non stupisce più nessuno, l'innovazione tecnologica non è quello che ci interessa. Noi al museo dobbiamo usare la tecnologia per quel che ci serve, non per far vedere l'ologramma più bello del mondo. Il nostro libro l'abbiamo intitolato Storytelling per il museo 4.0, che non è una concessione alla modernità, così come qualcuno ha insinuato, no, assolutamente. L'industria 4.0 è un'industria che ha ormai assimilato la tecnologia e che quindi fa un uso maturo della tecnologia, insomma, a partire dal cellulare che ormai è diventata un'appendice di noi stessi. Ecco, anche il museo deve adeguare la tecnologia alle proprie esigenze. Quindi, cos'è il museo? Non è solo arena di comunicazione, naturalmente, sto semplificando, però è un luogo dove la comunicazione, per fortuna dico io, sta assumendo un ruolo sempre più importante, perché se non comunicasse il museo sarebbe un deposito, sarebbe un centro di ricerca, invece è un luogo dove si fa ricerca e conservazione per condividere il tutto con i cittadini. Però questa è una conquista degli ultimi due decenni, diciamo così. Io sto pensando per dare dei flash alla conferenza Communicating the Museums che un'azienda privata sta diffondendo dall'anno 2000 per il mondo, ci sono degli appuntamenti annuali, sono diventati addirittura due appuntamenti annuali adesso, però è dall'anno 2000 che se ne parla. A livello istituzionale la parola comunicazione è entrata nella definizione dei musei dell'ICOM nell'anno 2007, nell'ultima definizione che è quella che utilizziamo anche noi oggi, e l'UNESCO l'ha inserito nella raccomandazione del 2015 sul ruolo sociale dei musei. Quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente nuovo, anche se vecchio come l'umanità. E
però io è un'osservazione che ho fatto già da parecchio tempo. Si parla tanto di comunicazione, ma si fa fatica a definire chi, cosa e come, quali siano le capacità e le, diciamo, le conoscenze che deve avere un comunicatore all'interno del museo e le attività di un comunicatore all'interno del museo. Dal mio punto di vista non sono ancora state definite in modo chiaro. Soprattutto io purtroppo ero via nei giorni passati, ho sentito solo le relazioni del pomeriggio. Io ho sentito parlare di abilità, di conoscenze, abbiamo parlato di grafica adesso, abbiamo parlato di social media, di tante cose. Secondo me il comunicatore nel museo deve innanzitutto conoscere il museo, conoscere la materia di cui parla, da questo non si può prescindere, altrimenti non la può trasmettere agli altri. Però poi qualsiasi lavoro faccia, che sia l'ufficio stampa, che sia l'outreach di qualsivoglia natura, che sia la comunicazione social, che siano i servizi educativi, deve avere una base, diciamo, di soft skills comunicativi, che insomma la comunicazione è un mestiere che ha delle regole e queste regole vanno conosciute, poi vanno declinate in vario modo, però le regole di base devono esistere, le conoscenze di base devono esistere, altrimenti sarà difficile fare qualsiasi, diciamo, forma comunicativa. Ecco, la narrazione è una forma, un modo di comunicare, non è il solo, però a nostro avviso all'interno del think tank di Archeostorie, insomma, a noi pare che sia non solo indispensabile nella comunicazione tout court, ma nella comunicazione della storia del passato, nella comunicazione museale, sia veramente un elemento imprescindibile e che vada a coinvolgere tutti gli aspetti della vita di un museo. Ora, ho poco tempo, non vi faccio grandi storie, però racconto un velocissimo esempio che poi è anche nell'introduzione del libro. Ed è ciò che mi ha un po' fatto scattare la lampadina. Io appunto nell'anno 2000 comunicavo già da diverso tempo, però ho capito quale e avevo già riflettuto sul senso del mio lavoro, però lì in quel momento a Palazzo Vecchio, al Museo dei Ragazzi di Firenze, ho capito veramente quanto fosse importante e quale fosse il vero senso del mio lavoro. Il Museo dei Ragazzi di Firenze è una cosa nata con dei fondi del Giubileo e per realizzare dei servizi educativi, diciamo, all'interno dei musei comunali di Firenze. E servizi educativi che la persona che li gestisce, che si chiama Paola Pacetti, ha chiesto da subito che venissero fatti sì per i ragazzi, ma per i ragazzi dagli 8 agli 88 anni, cosa che al giorno d'oggi si usa dire normalmente, ed è anche giusto che sia così. All'epoca era abbastanza innovativo, così come è stata innovativa la forma di comunicazione di questa signora. Ora vi parlo solo di questo piccolo esempio. C'erano varie possibilità offerte, tra le varie c'erano delle piccole performance teatrali realizzate da degli attori che poi comunicavano con le persone, con il pubblico, diciamo così. Il pubblico in questo caso era fatto da dei ragazzi e degli studenti di scuola media che andavano a vedere la vestizione di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo de' Medici. Una cosa anche a mio avviso piuttosto noiosa. Io ho detto, caspita, ma c'erano anche episodi molto più divertenti e molto più, anche diciamo che avevano degli argomenti che potevano colpire la contemporaneità, tipo la principessa andata schiava al sultano o l'udienza da Cosimo de' Medici, insomma argomenti che avrebbero potuto stimolare dibattiti. Io ho detto, la vestizione della dama, sì, la dama che si mette là, la vestono, ma che mi interessa? Ero lì, la Paola Pacetti mi ha portato, sono andata. Allora la dama si alza, si sveglia, arriva subito la prima ancella che comincia a pettinarla. Allora la dama, ai, mi tiri i capelli, aiuto la forcina. E si vedevano tutte le ragazzine in sala che quasi percepivano nella loro pelle i dolori, diciamo, i finti dolori della Eleonora da Toledo. Poi comincia la vestizione. Allora la dama, no, non tirare di qua, non tirare di là. Mamma, il corsetto quanto mi stringe. Ecco, io lì ho imparato
stato che il corsetto è stato inventato nella corte spagnola proprio nel 500 e quindi Leonora da Toledo, spagnola giunta in quel di Firenze, l'ha portato per la prima volta in Italia, era l'ultima moda. A un certo punto la dama vestita guarda le ragazze di fronte a sé. Ma chi siete voi? Svergognate. Ma andate vestite così, siete donne di malaffare? Le ha veramente assalite e queste ragazzine si sono sentite piccole, non sapevano che fare, soprattutto non sapevano come rivolgersi a questa signora. Dama, signora, ma come ci si rivolge a una dama del Cinquecento? Vede, nella nostra epoca ci si veste normalmente così, noi non facciamo nulla di strano. E lei continuava a incalzare, non c'era comunicabilità fra le due, fra i due mondi in pratica, così pareva. A un certo punto un loro compagno di classe alza la mano e dice: ecco, vedete, io sono serbo, sono giunto a Firenze da qualche mese. E mi sto rendendo conto che le stesse difficoltà di comunicazione che hanno incontrato le mie compagne in questo momento con Eleonora da Toledo, in realtà le ho incontrate io nel rapportarmi a loro e nell'imparare il loro modo di vivere, che era diverso da quello a cui io ero abituata. Ecco signori, immaginatevi una visita turistica classica di una guida che porta dei ragazzi di 11-12 anni a vedere un abito come quello che vedete qui in questa figura, questo è il ritratto del bronzino di Eleonora da Toledo messo su un manichino e con questa signora che spiega appunto il corsetto inventato nel 500 eccetera. Questi ragazzini di 11-12 anni non avrebbero assolutamente seguito nulla e se lo sarebbero dimenticato. Credo che loro come me non se lo scorderanno mai. Primo perché cosa fa lo storytelling? Fa tante cose e oramai siamo anche stanchi di sentir parlare dello storytelling, però abbatte le barriere. La diffidenza che questi ragazzi avevano nei confronti dell'istituzione museale come nei confronti della dama del Cinquecento, loro sono stati improvvisamente costretti a interfacciarsi con la signora. E questa signora è stata riportata in vita, questa è la cosa più importante. Ora si dice tanto che nei musei vanno ricostruiti i contesti ed è vero perché appunto abbiamo oggetti decontestualizzati dai tempi di Sir Mortimer Wheeler, gli archeologi sanno che bisogna andare a cercare gli uomini dietro le cose. Io credo che si debba fare ancora di più, non solo riportare in vita gli uomini, ma quasi dialogare con questi nostri antenati in modo reale, come il teatro di Firenze ci ha consentito, o anche in modo immaginario, come potremmo fare attraverso una narrativa un po' più tradizionale. La narrativa ci fa scoprire mondi nuovi, queste ragazze hanno scoperto il Cinquecento e il corsetto e la dama e si sono confrontate e confrontandosi con la dama hanno capito che anche i loro abiti non erano qualcosa di strano, qualcosa di dato, erano il frutto di un'evoluzione che partiva dal corsetto Cinquecento. La narrazione mette in crisi le nostre scelte, sono state messe in crisi le ragazze, hanno dovuto cominciare a ragionare, ad agire e in crisi ancora di più è andato il ragazzo, però mettendo in crisi il proprio essere sono stati costretti a ragionare sul proprio essere e io sono sicura quando si dice che le storie creano la comunità, la creavano attorno al fuoco ai tempi della nostra preistoria e la creano ora attraverso i social, è vero, sicuramente quella classe dopo quell'esperienza è stata molto molto più unita, assolutamente. E i dialoghi li abbiamo già parlati. La cosa fondamentale però che fa la narrazione, ecco no, quello che stavo dicendo e mi stavo scordando, è che se dice che la narrazione porta a un ascolto passivo, io credo attraverso questo esempio di avervi fatto capire che invece
la narrazione ti spinge all'azione, ascoltando e immedesimandoti quasi nel personaggio, tu poi sei spinto ad agire nel contemporaneo. E soprattutto la narrazione dà un'interpretazione. Io raccontando una storia ti dico, io la penso così. E tu, spettatore, visitatore del museo, la narrazione chiaramente può essere anche all'interno di un'installazione, di un percorso museale, chiaramente, che ti porta dall'inizio fino alla fine attraverso un racconto, e stimola il visitatore a dire, ok, tu l'hai pensata così, adesso io cosa ne penso? Stimola al ragionamento e stimola all'azione. Ecco, per tutti questi motivi noi abbiamo deciso di partire, diciamo, da questa è la base, e a realizzare questo libro ho 2 minuti di tempo e quindi non ve ne parlerò, ma partiamo di tutti i momenti della vita museale in cui la narrazione è coinvolta, dalla realizzazione del museo e dell'allestimento museale stesso, fino alla narrazione dei singoli oggetti, oppure la narrazione, oppure la relazione di video, di documentari, di video di animazione, i social media, la comunicazione via web, e analizziamo in ogni settore come la narrazione viene impiegata e che senso deve avere. Dove vogliamo arrivare? Ecco, questa è la domanda che, diciamo, lascio a voi tutti e lascio alla riflessione. Sono 2 le domande. Io credo che abbiamo capito che al di là degli strumenti che noi utilizziamo, l'importante è narrare, però siamo in un momento di profondo cambiamento, come siamo passati dall'oralità alla scrittura e dalla scrittura manuale alla scuola stampa, adesso stiamo andando verso nuove e diverse forme di narrazione. Siamo in un momento di passaggio e di sperimentazione ed è un nostro dovere di comunicatori sperimentare, secondo me, e provare tutto quello che i nuovi strumenti di comunicazione ci possono offrire. E andremo verso delle emozioni sempre più potenti, questo è sicuro. In che modo non si sa, ma ragionando tutti assieme potremo andare sempre più avanti. L'altra forza della narrazione è costruire una comunità, e vi ho raccontato nel concreto un po' cosa succede offline, però i musei costruiscono comunità anche online, e io credo che proprio dall'interazione fra online e offline si costruiranno delle comunità sempre più inedite. Siamo ancora agli albori di questa collaborazione fra online e offline e non sappiamo ancora dove andremo a finire. In tutto questo serve professionalità, e questo l'abbiamo già detto, ma lo ribadisco. Bisogna trovare un modo per formare dei professionisti che sappiano, conoscano i nostri beni culturali bene e mettano le loro capacità narrative che hanno al servizio dei beni culturali. Adesso va un po' di moda chiamare dei narratori famosi o dei famosi registi a misurarsi con i musei, cosa che a me piace molto. Purché però si mettano realmente al servizio del museo. E, non so, per parlare di un'esperienza che conosciamo bene, gli architetti che fanno gli allestimenti museali, ci sono quelli che fanno gli allestimenti museali a cui archeologi e storici dell'arte si devono piegare perché l'allestimento diventa il protagonista, e ci sono invece gli architetti che si mettono al servizio del messaggio del museo. Ecco, bisogna costruire professionisti seri che vogliano realmente fare un servizio alla comunità. Questo è il messaggio, questo è lo spot pubblicitario. Per acquistare il libro si può acquistare online, ma qui di fronte ho visto delle copie in vendita, quindi vi invito anche ad andare di là. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie Cinzia. Con il contributo che ci è stato ora offerto da Cinzia Dalmaso a tanti e attori delle attività espositive. Il PowerPoint è già caricato. Sì, soltanto. Mi raccomando il tempo.
Oddio, che cos'è? Perché c'è questo? Sì, così va bene. Ah, ok. Va bene. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità di essere qui. Sono arrivata purtroppo di pomeriggio per impegni accademici sia di ieri che di oggi, perché svolgo attività in Sapienza di ricerca. La ricerca di cui mi occupo io è relativa al marketing retail, e voi vi chiederete: beh, allora che cosa ci stai a fare qui se fondamentalmente ti occupi di negozi? In realtà diciamo che la tematica è molto più profonda, perché facendo ricerca, e in particolare io sono un'analista qualitativa, ho visto che attraverso l'analisi qualitativa sono venute fuori tutta una serie di cose all'inizio della ricerca, diversi anni fa, di sovrapposizioni, diciamo, concettuali tra quello che è l'attività che viene fatta all'interno del retail e quella che viene fatta all'interno dei musei contemporanei, dal punto di vista della fruizione e soprattutto dal punto di vista di tre figure professionali di cui appunto parlerò oggi, ma già sono state ampiamente spiegate: prima il social media manager, poi adesso, grazie all'ultimo intervento, insomma, si è parlato praticamente del curatore, più o meno, insomma, quello che fa, quello che dovrebbe fare, ed infine la terza figura era proprio quella del visual merchandiser. Nell'attività di ricerca che ho svolto per 3 anni pieni in giro tra l'Europa e gli Stati Uniti, ho visto che effettivamente ci sono dei paradigmi comuni, dei sistemi valoriali che sono comuni al lavoro di queste tre figure. Perché? Perché si vanno a ricondurre a quello che è l'identità dell'oggetto esposto, sia se stiamo parlando di un prodotto che deve andare venduto, sia che stiamo parlando di un monumento, di un'opera d'arte. E anche la relazione che esiste tra il contenitore architettonico e il contenuto, quindi tutto quello che ci sta dentro. Perché ho parlato di attanti attori? Attante, diciamo, è un termine tecnico, in realtà è stato un errore inviare questo titolo, perché solitamente le mie, diciamo, i congressi, insomma, tutti i posti dove vado sono più che altro di tipo accademico, e quindi comunque fondamentalmente l'attante non sarebbe altro che il ruolo narrativo. Quindi tutto quello, cioè una, come dire, una sorta di simulacro testuale che racconta la storia. Perché dico che questi tre soggetti, queste figure professionali, sono figure del fare? Perché appunto mettono in pratica una loro abilità, una loro conoscenza, una loro competenza. Non mi dilungo tanto perché appunto prima ho sentito già parlare, ad esempio, sull'attività di social media, insomma, parecchio, quindi su questo la salterei a più pari, così guadagniamo anche un po' di tempo. Le dimensioni comuni che sono venute fuori dalle attività di ricerca del Dipartimento, quindi la lettura dello spazio espositivo, come si procede ad un'analisi qualitativa di uno spazio, quindi la lettura dello spazio espositivo sia fisico che virtuale, il rapporto tra lo spazio espositivo e le pratiche di visita, quindi tutto quello che fa il visitatore o il consumatore all'interno di uno spazio, ed eventualmente se risemantizza lo spazio, quindi se sono stati creati dei percorsi o sono stati pensati dei percorsi ad hoc, cosa succede in realtà da parte del visitatore fisico, il ruolo socioculturale ed economico dello spazio espositivo, quindi in questo caso parleremo dei musei, e la riformulazione della concezione del tempo e dello spazio. Avevo preparato una breve, diciamo, lettura di quelle che sono appunto i ruoli e i criteri che vengono impiegati da queste figure professionali. Il primo di cui vi parlo, e che magari, non so, presumo conoscerete un po' meno, è il visual merchandiser. Sappiamo tutti bene o male cos'è, e ho voluto inserire una dichiarazione che aveva fatta la stilista newyorkese Donna Karan, cioè: il negozio è l'espressione di come sono io, personalmente e creativamente. Essere capace di presentare il mio lavoro in modo così artistico è per me come un sogno che si realizza.
Poc'anzi, quando Cinzia Del Maso ha parlato degli architetti che fanno gli allestimenti e che in alcune situazioni, come dire, il museo si deve piegare al volere dell'architetto, ho pensato esattamente quello che ho visto fare in diverse boutique. E il ruolo dell'allestitore delle boutique, comunque dei punti vendita, è esattamente, diciamo, lo stesso del curatore dinanzi ad un architetto. Questa è la definizione che viene data dalla Ravazzi, da Cristina Ravazzi. Il visual merchandising è un insieme di operazioni molto complesse, di una semplice esposizione di prodotti ed è un linguaggio creativo. Tutto questo serve per raccontare tutto quello che avviene all'interno dello spazio espositivo commerciale, analogamente a quanto avviene all'interno di un museo. Cosa andiamo a raccontare? Andiamo a raccontare, in questo caso, la storia di un brand. Però io mi chiedo, è anche possibile pensare che il museo diventi un brand, fermo restando che il sistema valoriale che sta sotto la presentazione del brand è differente, perché nel caso del museo siamo dinanzi ad un'istituzione, quindi un sistema di valori che va verso la conoscenza e la condivisione verso tutti. Questi sono degli esempi che ho visto questo a Parigi, un allestimento che mi ha ricordato molto comunque dei musei contemporanei. La stessa cosa qui, con un'isola centrale. E queste infine sono le vetrine, che diciamo stanno a metà tra quello che può essere un allestimento scenico e un allestimento museale. In realtà è la vetrina di Bergdorf e Goodman. La stessa cosa a Tiffany, una vetrina di qualche anno fa. Ecco che andando avanti nelle nostre ricerche, proprio come gruppo di ricerca, ho dimenticato di dirlo all'inizio che è il LARS, il Laboratorio Romano di Studi Semiotici, e sia il visual merchandising che il curatore si occupano di brainscaping, ovvero la promozione della marca in uno spazio espositivo, ed entrambi lavorano su quello che è il design riflessivo, questo termine che viene fuori dallo psicologo Norman. E ho sentito un po' di interventi fa che si parlava appunto del museo delle emozioni, quindi tutto quello che ruota a ciò che può essere un'attività appunto emozionale, che riguarda il nostro, passatemi il termine, sistema passionale inteso in senso lato, quindi tutto un sistema patemico che ci invade nel momento in cui entriamo all'interno di uno spazio. Questi sono, più o meno i criteri che noi abbiamo rintracciato durante la nostra attività etnografica, quindi i criteri di analisi degli spazi sono stati la descrizione topografica e l'analisi testuale del contenitore architettonico, proprio perché, come ho detto all'inizio, abbiamo diviso e fatto anche un'opposizione tra quello che è il contenitore e il contenuto, perché anche il contenitore architettonico del museo alla fine è il museo stesso. Un'analisi iconografica, la descrizione delle collezioni permanenti e temporanee, lo studio delle lezioni e delle funzioni del museo, quindi come si relaziona il museo con i suoi visitatori, che cosa fa il museo, cioè proprio il museo diventa un attore, il museo proprio istituzione ma contenitore fisico, e attività presenti nello spazio. Il lavoro creativo dei soggetti coinvolti, quindi se siamo presenti a delle attività che coinvolgono esattamente il visitatore, oppure se ci sono anche delle opere interattive. Modalità di allestimento e scelta tematica, nel caso in cui siamo presenti comunque a delle mostre di tipo tematico e non un allestimento di tipo cronologico. Analisi di eventuali discontinuità, dove le discontinuità sono delle discontinuità sia spaziali che temporali soprattutto, e l'analisi semiotica che si centrerà sul sistema valoriale proposto dall'istituzione stessa. Quindi il museo in quel determinato momento storico e con quella esposizione cosa vuole dare ai propri visitatori?
Questa è una domanda che ci siamo proposti ogni volta che abbiamo visitato un museo contemporaneo in una fascia temporale che è stata lunga 3 anni, quindi una ricerca anche molto lunga, e che abbiamo appunto diviso tra la parte degli spazi espositivi commerciali e quelli culturali. Ripeto, relativamente ai musei contemporanei comunque. Social media manager, quindi già ne abbiamo sentito prima, comunque vi riporto una frase che secondo me è interessante. Quindi il social media marketing non riguarda soltanto i grandi network come Facebook e MySpace, ma riguarda in generale il fatto che le marche abbiano conversazioni. Ho ritenuto interessante questa frase proprio per l'ultimo rigo, quindi che le marche abbiano conversazioni, quindi il fatto di poter raccontare delle storie, ma queste storie che dal nostro punto di vista vengono raccontate dagli spazi stessi dei brand o del museo, se lo intendiamo come brand. Quindi abbiamo che esistono a questo punto due modelli comunicativi, il vecchio modello, quello diciamo che possiamo considerare dell'era analogica, quindi il modello si passa dal modello one to one al modello one to many. Ed infine il concetto di partecipazione generativa è fondamentale ad oggi nella gestione di uno spazio espositivo. Perché? Perché il messaggio che viene dato da un'azienda o da un museo al proprio consumatore, questo grazie ai social viene assolutamente condiviso e viralizzato. Quante volte, se vogliamo andare a visitare un museo o comprare un prodotto, ci affidiamo comunque alle varie opinioni che troviamo online. Esattamente questo è il concetto di partecipazione generativa, che si basa sul concetto di fiducia, e la fiducia è fondamentale per creare engagement e quindi una fidelizzazione che è lunga nel tempo. È chiaro che sono comunque delle attività che riguardano il lungo periodo di una gestione. Ed infine siamo andati avanti verso un confronto tra quello che fanno questi tre professionisti. Quindi sia il visual merchandiser che il curatore hanno il compito di attivare l'oggetto esposto. Il concetto di attivazione sta proprio nel fatto che in base al tipo di allestimento che viene effettuato e al tipo di contenitore all'interno del quale si trova l'oggetto, che possa essere un monumento, un oggetto artistico oppure anche un prodotto commerciale, questo deve essere attivato, nel senso che la percezione di chi lo guarda deve essere attiva e quindi deve restare nella mente del visitatore. Mentre il social media manager ha il compito di attivare in termini esperienziali l'amplificazione dell'attività comunicativa dello spazio fisico. Quindi una sorta di archivio online praticamente quasi perenne, dove all'interno troveremo vari tipi di testi, quindi non soltanto le immagini, ma ci saranno anche i commenti, ci saranno i video, poi ci sono comunque le histories dei vari, anche Facebook, Instagram, fino a qualche anno fa andava molto Snapchat, e così via. È interessante anche, abbiamo fatto una grande riflessione tra l'opposizione locale e globale. Quindi il visual merchandiser e il curatore chiaramente lavorano in una dimensione locale, il social media manager in una dimensione globale. Qui ho fatto delle slide del Maxi per farvi vedere come fisicamente, qual è la pianta e qual era la pagina di ieri. Quindi la comunicazione. E, altra cosa, e qui poi chiudo perché c'è poco tempo, anche se c'erano i mapping, magari avremo modo di parlarne in un'altra occasione, è stato molto interessante vedere come l'attività del marketing, quindi una catena di influenza proposta da Kotler, dove prevede 4 tipi di soggetti, quindi influenzatori pragmatici, conformisti e riluttanti, dinanzi all'esperienza che viene fatta all'interno di uno spazio, articolando in un mapping, quindi dopo aver elaborato tutta una serie di indagini, di osservazioni di tipo etnografico, di tipo qualitativo, anche di tipo quantitativo, siamo giunti all'articolazione di quella catena di influenza all'interno di questo modello, dove vediamo che opponendo
proprio linguisticamente i termini novità e abitudine, secondo un alto e basso coinvolgimento, abbiamo ritrovato gli innovatori, i riluttanti, il pragmatico e il conformista. Si può leggere facilmente. L'applicazione di questo mapping a dei dati ci ha fatto vedere come all'interno di un dato periodo temporale, in questo caso era stata fatta per delle boutique di Parigi e per degli altri, per il museo anche per il Museo dell'Antropologia di Parigi, e abbiamo visto come effettivamente, secondo le pratiche di visita, insomma, abbiamo diviso in percentuali, però non ho potuto riportarle qui per un fatto accademico. Mi hanno detto no, non lo puoi fare perché ancora questa cosa non è stata pubblicata. Comunque il metodo che abbiamo utilizzato è stato questo. Quindi se abbiamo finito, io non... Grazie. 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 Grazie davvero. Io spesso citrice del Museo Nazionale Romano, con la quale si conclude questo convegno, le relazioni di questo convegno. Seguirà subito dopo l'attesa firma di un protocollo di cui vi diremo dopo e le conclusioni della professoressa Anna Maria Visser. Il futuro del sistema, eccolo. Come lo mando avanti? Ecco qua, e te lo metto. Così, sì, lo mando così. No. Così, aspetta. Perché così parte la ripresa. Ecco. Perfetto. Buonasera a tutti, vi parlerò naturalmente del Museo Nazionale Romano, un'istituzione giovane che però affonda le sue radici in un passato lontano. Il museo venne infatti istituito alla fine dell'Ottocento nella sede delle Terme di Diocleziano, proprio con l'intento di raccogliere e presentare le opere che provenivano dal territorio laziale e che via via si andavano scoprendo nella città di Roma a seguito delle grandi trasformazioni urbanistiche dopo il 1870, in un arco temporale fra il V secolo a.C. e il III secolo d.C. E poi si andavano acquisendo collezioni importanti come quella all'inizio del Novecento della famiglia dei Boncompagni Ludovisi. Grazie ai fondi di Roma Capitale, quasi un secolo più tardi, il museo, siamo negli anni 80 del Novecento, riesce ad avere altre sedi e dunque vengono acquisite dallo Stato italiano rispettivamente Palazzo Altems, Palazzo Massimo e la sede della cripta di Balbo, e dunque avviene un ripensamento, una razionalizzazione negli allestimenti delle collezioni. Dunque a Palazzo Altems, che è oggetto di un restauro seguito dall'architetto Scoppola, estremamente delicato ma efficace, che rimane proprio come esempio di intervento, diventa il museo delle grandi collezioni delle famiglie nobili, dunque diventa una sorta di casa museo. E le Terme di Diocleziano sono non solo museo di protostoria, il museo delle iscrizioni, la raccolta epigrafica del mondo romano, ma è anche e soprattutto un sito archeologico di straordinaria bellezza, ma anche monumento con i grandi chiostri di Michelangelo, il grande chiostro e il chiostro piccolo. E mentre Palazzo Massimo è, ma lo sapete meglio di me, il museo che raccoglie grandi capolavori, dai bronzi, antichi bronzi greci, alle statue straordinarie del mondo romano e poi ancora i mosaici e gli affreschi, cito solo per esempio quelli della Villa di Livia, prima porta, e gli affreschi della Farnesina, rinvenuti alla fine dell'Ottocento per i lavori di costruzione dei muraglioni per il contenimento del Tevere e poi del Lungo Tevere. E solo di recente, dunque, per effetto del decreto del 26 gennaio 2016,
Il museo è stato incluso fra quelli di rilevante interesse nazionale, dotati di autonomia, così al pari di Villa Giulia, dotato quindi di un direttore, di un collegio dei revisori, di un consiglio d'amministrazione, di un comitato scientifico, e cessando ovviamente di dipendere dalla ex soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano, l'area archeologica di Roma e il parco archeologico dell'Appia Antica. Dunque la transizione nel caso specifico per il nostro museo non è stata semplice, anche per la complessità del processo di organizzazione degli uffici e del personale, che siamo riusciti a concludere soltanto pochissimo tempo fa, all'inizio dell'anno, con l'arrivo di unità di personale e di nuove forze, grazie alle procedure di mobilità e all'assunzione appunto dei vincitori degli ultimi concorsi. Dunque, nell'assumere questa nuova veste, il Museo Autonomo ha continuato ovviamente la propria attività, però nel contempo ha avviato un processo di analisi e di riflessione interna mirata alla progettazione e alla strutturazione di attività future, tenendo conto naturalmente della missione e degli obiettivi del museo, missione che leggiamo nella carta della qualità dei servizi che abbiamo pubblicato naturalmente velocemente, pur essendo tra gli ultimi musei appunto autonomi istituiti, per seguire quelle che sono le indicazioni sempre più pressanti, insomma, del nostro Ministero. Dunque il Museo Nazionale Romano ha lo scopo di assicurare la conservazione, l'interpretazione e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Per tale ragione custodisce le proprie collezioni a beneficio della società e del suo sviluppo. Attraverso il personale scientifico interno, il museo attua un piano di ricerca per sviluppare la conoscenza scientifica delle opere presenti, prevedendo una rete di collaborazioni con le comunità da cui provengono le collezioni e con le altre istituzioni di ricerca italiane e straniere, in particolare l'università, ma anche gli altri musei, come stiamo vedendo ora, e promuove la conoscenza del patrimonio archeologico romano, sviluppando nei cittadini, soprattutto i più giovani, la condivisione di una tradizione culturale comune e il senso civico della tutela. Tra i compiti vi è quello della formazione, ovviamente, che viene resa attraverso speciali politiche volte a includere il maggior numero possibile di scuole italiane e straniere. Dunque, l'attività di conservazione e di studio del patrimonio, ma naturalmente anche l'attività di valorizzazione, hanno il compito di promuovere la conoscenza, incoraggiando la fruizione, la condivisione e la partecipazione di tutti, così come abbiamo sentito da chi mi ha preceduta. E dunque il museo si propone di diventare uno spazio culturale aperto, inclusivo, aperto alla comunità. Utilizza quindi mezzi a sua disposizione per diventare un interlocutore sempre più vicino nella vita culturale e sociale. Per questo motivo abbiamo realizzato in questo primo anno di attività molte iniziative in tutte e quattro le sedi, come mostre, laboratori didattici, corsi di formazione, anche trekking urbano, presentazioni di libri, letture di poesia, concerti, rievocazioni storiche e così via. Per quanto riguarda le mostre, non posso che ricordare quella che ha avuto più successo, cioè a Palazzo Altems la mostra dedicata a Fornasetti, che è stata talmente apprezzata dal pubblico e dalla critica che abbiamo ritenuto di prorogarla fino al mese di settembre. Ma il successo ha consentito di avere un aumento esponenziale dei visitatori, perché Palazzo Altens forse è una delle sedi più belle del Museo Nazionale Romano, ma è un luogo che è stato fino adesso poco visitato, perché è difficile trasmettere, far conoscere, far capire l'archeologia, soprattutto in un luogo così bello, così quasi respingente. Quindi noi abbiamo voluto attirare i giovani e l'abbiamo fatto attraverso il linguaggio sempre coltissimo, ma ironico, scanzonato di Fornasetti. Ricordo i gatti, no? I gatti di Fornasetti sulle mura romane, che sono visibili su uno dei lati
dell'edificio. Oggi c'era la fila fuori perché c'è la, si vedono anche da fuori, c'è la vetrata, e tutti quelli che passano fanno fotografie, le mettono sui social. E il successo è chi ha visitato una volta la mostra la visita di nuovo, e quindi riteniamo che sia stata una formula, che sia una formula vincente, quindi continueremo insomma su questo, sicuramente su questo percorso. E poi ecco, mi piace ricordare anche un altro esempio di grande attenzione per l'apertura, per la fruizione allargata, per l'inclusione totale. Ci sono alcuni visitatori che non possono venire al museo, e mi riferisco in particolare ai bambini che sono ricoverati nel reparto di oncoematologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. E dunque noi abbiamo avviato una iniziativa che prevede l'uscita del museo, cioè i nostri funzionari e non solo, del servizio didattico del Museo Nazionale Romano, stanno andando attraverso una collaborazione con l'ospedale, ma anche con l'Istituto Virgilio di Roma, stanno andando una volta a settimana appunto presso il reparto di oncoematologia a fare, organizzare delle attività didattiche per i bambini che lì sono ricoverati per un lungo periodo, e portando anche materiali dal museo, portano piccoli coccetti, portano dei frammenti di iscrizioni, e danno a questi bambini la possibilità, come a tutti gli altri bambini, di confrontarsi, di crescere, di formarsi su questi materiali, su queste appunto di avere anche loro queste esperienze. E non solo, ma anche un momento di aiuto per le famiglie che stanno attraversando un momento così difficile. Ecco, si chiama la nostra iniziativa "Il museo va in ospedale a scuola". Dunque il Museo Nazionale Romano, i fruitori per il museo sono fondamentali, e a loro ovviamente sono dedicate le nostre scelte museologiche, museografiche, l'offerta culturale che è e deve essere diversificata e ampliata. Dunque per noi è importante interrogarci sull'efficacia e sul tasso di coinvolgimento ottenuto, e questo nell'ottica di un processo di fidelizzazione. L'attività del museo dunque diventa più efficace se si ascolta e si conosce il pubblico. Dunque da questo punto di vista il dato numerico non basta, anche se è importante, perché noi abbiamo registrato, come dicevo, un grande aumento dei visitatori. Da gennaio all'inizio di marzo sono stati quasi 150.000, in aumento rispetto al 2013. Però sono stati 8.650 soltanto nella prima domenica di maggio, quella a titolo gratuito. Però appunto, come dicevo, il numero di ingressi non serve a definire quanto la visita sia stata importante, quanto sia stata godibile, efficace, stimolante. E dunque, per tentare di conoscere il pubblico, noi stiamo avviando indagini mirate, e ci ispiriamo anche a quelle efficaci che sono state condotte nel passato. Ricordo quella del 1999, il museo si interroga, o quelle del 2012, il museo in ascolto. È utile soprattutto l'analisi sugli strumenti e sui canali digitali di comunicazione. Tramite questi ultimi è possibile sia far conoscere le attività, le collezioni del museo, e sia ovviamente stimolare la partecipazione dei visitatori, raggiungere nuovi potenziali fruitori, anche e soprattutto attraverso le informazioni dirette del pubblico. I social, ne avete parlato, io sono arrivata adesso, purtroppo probabilmente ne avete parlato ampiamente, ma sono uno dei principali canali di ritorno che permettono di ascoltare il pubblico, di invitarlo a partecipare e a tornare. E il Museo Nazionale Romano alla fine del 2017, anche molto velocemente, è online col sito internet. Il museo nasce da una rete di 4 musei. Dunque si è dovuto confrontare con le opportunità, ma anche con le criticità che possono dipendere da questa configurazione. E qui arrivo al logo, di cui qualcuno forse ha mostrato e ha espresso, credo, un giudizio.
giudizio, no? Qualche critica. Il nostro logo che è stato realizzato dallo studio Tassinari di Trieste, è stato elaborato proprio per rafforzare questa corretta identificazione del museo, per far capire che c'è un collegamento, un'unione fra le quattro sedi, pur essendo sedi e raccolte una diversa dall'altra. Non solo, ma rimanda a un'immagine di antico, la M di museo, la N di nazionale, la R di romano evocano, come evidente, degli archi, che sono due archi, un arco e mezzo arco, e sono gli archi che ritroviamo in tutte le nostre sedi, sono gli archi dei chiostri meravigliosi di Michelangelo alle Terme, sono gli archi del chiostro rinascimentale, del cortile rinascimentale di Palazzo Alteps, o ancora del cortile non rinascimentale ma che evoca il rinascimento dell'edificio ottocentesco di Palazzo Massimo. E poi, come dicevo, abbiamo pubblicato online il nostro sito. Allora, fino alla fine del 2017 abbiamo visto che le maggiori informazioni sul museo reperibili online si trovavano all'interno di siti che non erano ufficiali o non erano più attivi, cioè facenti capo a precedenti istituzioni. Dunque era fondamentale che il museo iniziasse al più presto a parlare con la propria voce, in attesa che venissero sbloccate le risorse necessarie per creare una pagina più performante. Dunque il sito, devo dire, è partito in sordina, però siamo riusciti a realizzare quelle esigenze di trasparenza che comunque noi dovevamo mettere in campo al più presto. Però grazie alla successiva indicizzazione il nostro sito ha visto crescere il numero degli accessi, che sono 750.000 soltanto nei primi tre mesi del 2018, e l'incremento, devo dire, si è mantenuto costante. Sul sito, come potete vedere, sono presenti pagine dedicate alle sedi, al servizio educativo, alle informazioni pratiche per organizzare la visita, all'amministrazione trasparente, dove abbiamo pubblicato naturalmente i nostri bandi di gara, i nostri bilanci, e alle informative per sostenere il museo, per esempio attraverso il 5 per 1000 e l'Art Bonus, e in costante aggiornamento da parte della redazione interna e la sezione delle mostre, degli eventi e delle news. È stato creato a costo zero grazie alla collaborazione di informatici facenti capo ad altri istituti, in particolare la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, perché noi, diciamo, in questo primo periodo di vita siamo andati avanti proprio grazie alla collaborazione degli altri istituti e di unità di personale che si è divisa, no, fra un'esigenza e l'altra. A breve sarà online la versione aggiornata, dunque la fase di progettazione è terminata, attualmente in corso la realizzazione. Tre minuti sono pochissimi, però cercherò di stringere il mio intervento. E naturalmente stiamo lavorando molto sui social media, io sto cercando di trattare l'argomento di professionalità nuove, mi riferisco in particolare a quelle preposte alla comunicazione, perché sono professionalità che prima non esistevano assolutamente nei nostri musei, e quindi questa è proprio la novità di questi ultimi mesi. E dunque, per quanto riguarda i social, al momento dell'istituzione alcune sedi erano già presenti sui social e quindi sì, abbiamo deciso di lasciarle attive. E però, insomma, mi fa piacere farvi sapere che attualmente i profili Instagram e Facebook di Palazzo Altems e delle Terme di Diocleziano hanno ricevuto la spunta blu.
Io salterei, allora attualmente per quanto riguarda Facebook il piano editoriale è comune, le quattro pagine, e vengono privilegiati contenuti legati alle collezioni e alla storia di ogni sede, ovviamente a cosa accade nel museo, anche quello che accade dietro le quinte, alla promozione di eventi, eccolo, alla promozione di eventi e di attività organizzate dal museo autonomamente, ovvero in collaborazione con altri soggetti, al rilancio delle campagne di comunicazione che sono promosse dal MIBACT e delle attività ad esse connesse. E, dunque, alcuni dati sui nostri follower. Oltre ai numeri, per esempio al 21 maggio i follower erano circa 40.000. I dati mostrano come essi abbiano un profilo tendenzialmente simile in ogni sede. Si tratta in maggioranza di donne, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, più giovani i follower che della cripta di Balbi, e sono essenzialmente di madrelingua italiana. Dunque la distribuzione geografica privilegia l'Italia in generale e Roma in particolare. I contenuti che hanno registrato il più alto tasso di coinvolgimento sono molto spesso quelli che riguardano le opere principali, identitarie dei musei, le opere che sono raccontate da punti di vista insoliti, le attività svolte dal servizio educativo che, come dicevo, è un servizio estremamente vivace e in sviluppo. E poi ancora le attività o eventi organizzati direttamente dal museo o in partnership con altri soggetti. Per concludere, l'attenzione del Museo Nazionale Romano sui social media in questo momento è molto forte, perché ovviamente considerando il grado di diffusione, di penetrazione che essi raggiungono nella società, offrono interessanti potenzialità per uscire a raggiungere e a coinvolgere ampie fasce di pubblico. Prima e dopo, in alcuni casi, in sostituzione della visita. Dunque, anche se noi confidiamo che qualsiasi accesso digitale abbia come naturale evoluzione l'accesso reale attraverso i portoni spalancati delle nostre sedi. E vorrei chiudere con l'immagine che forse non ho, però la potete la posso solo evocare, del grande portone di Palazzo Massimo. Quando io sono arrivata a dirigere il Museo Nazionale Romano, l'ingresso di Palazzo Massimo era sulla destra dell'edificio. Dunque, chi arrivava a Roma dalla stazione? Considerate che alla stazione arrivano 450.000 persone tutti i giorni. Arrivano, escono sulla piazza dei 500 e si trovano immediatamente davanti, leggermente spostato sulla sinistra, Palazzo Massimo. Passano davanti, si trovavano di fronte una specie di fortezza inarrivabile, inaccessibile, con questo enorme portone chiuso, e non c'era nemmeno una comunicazione, una scritta, qualcosa che li indirizzasse verso il portone laterale. Dunque il primo gesto simbolico che ho compiuto con grande fatica, perché lì c'erano ovviamente tutti i funzionari, i dirigenti che parcheggiavano le loro automobili comodamente, quindi era diventato come una specie di parcheggio. Abbiamo intanto collocato sulla facciata uno stendardo gigantesco che si vede anche a 4-5 km di distanza, e poi soprattutto abbiamo aperto simbolicamente non solo questo grande portone, in modo tale che chi arriva da fuori sa che in quell'edificio può trovare un museo straordinario, può vivere una bellissima esperienza, e questo ci ha aiutato non solo, ma dà l'idea di apertura, di inclusione, mentre prima sembrava che ce lo dovessimo tenere per noi e basta. Quindi queste sono, insomma, le nostre azioni rivolte al pubblico, sono soltanto alcune, il tempo non mi consente di raccontarne altre, però ringrazio il collega Valentino e Simona e tutti voi di essere stati qui ad ascoltare questo breve racconto sulla nostra attività. Rimani qui Daniela, grazie, rimani.
avvicinatevi Francesco e Massimo Fabricini. Francesco deve proiettare poche slide per sancire, quindi ti metti, ecco, vieni più vicino a me, il luogo, prego Massimo, un momento molto molto significativo, un gesto concreto di unione e collaborazione fra due istituti nati lo stesso anno, nati lo stesso giorno, il 7 febbraio del 1889, per strenua volontà di un comune fondatore, Felice Barnabei, ricordato in effigie nel nostro cortile davanti al Tempio Etrusco Italico che aveva scavato. Sono due istituzioni quindi nate per dialogare nel decreto di fondazione, l'uno votato alle antichità urbane, l'altro votato alle antichità extraurbane, in una Roma appena conquistata allo Stato unitario. Sono due istituti che poi hanno fatto molta strada, hanno anche cambiato la loro originaria missione per quanto riguarda il contenuto delle collezioni, ma è bello nella prefigurazione di quel sistema museale nazionale cui si sta tanto lavorando, che oggi con un gesto semplice che attraverso una firma su questo documento e grazie all'intermediazione della Fondazione di Accultura ci unirà, cominciamo a fare un percorso, riprendere un percorso concreto di collaborazione senza alcuna barriera. E l'esempio con il quale la dottoressa Porro ha concluso la sua relazione è davvero l'esempio dell'uovo di Colombo, cioè non si pensa agli elementi basilari della comunicazione, è vero, è come se quel museo volgesse le spalle al suo pubblico. Chi esce dalla stazione non si rende conto di cosa sia quel palazzo, basta un effigie, basta un segnale, basta una porta aperta a volte per accogliere e per abbracciare il nostro pubblico. Ma passo rapidamente la parola al dottor Francesco Pignatario insieme a Simona Sanchirico, curatore di questo convegno, che parlerà di una app già esistente da 2 anni e mezzo, con la quale si voleva all'epoca, quando è nata, rivolgere la mano, le braccia al pubblico delle periferie per raccontare il nostro patrimonio. Oggi quest'app cresce grazie all'apporto, lo dirà lui e non anticipo. Grazie Valentino, solo veramente brevissime parole, sì, perché il tempo è tiranno e abbiamo deciso di essere più semplici possibili. Romarchè appunto è un progetto che ormai, sì, meno di 2 anni, ma comunque ha già un suo storico, e l'idea era quella di una valorizzazione forte delle periferie della città di Roma. E, seguendo anche le attitudini della Fondazione di Accultura in ambito archeologico, l'idea che ci è venuta è quella di creare un'archeoguida, in questo modo abbiamo voluto definire inconsueta, delle periferie della città di Roma, cercando di recuperare e valorizzare tutte quelle emergenze archeologiche che sono nelle periferie romane, che spesso appunto non vengono valorizzate sufficientemente, cercando anche di sfuggire a quella centralità del centro storico di Roma, che sappiamo quello che è e che creava anche una immagine falsata del patrimonio cittadino, che in realtà è molto più esteso. Ma questo discorso, che ha sì una valenza diciamo di valorizzazione turistica, è anche un discorso profondamente sociale, nel tentativo di recuperare un'identità e un patrimonio anche nei confronti di una cittadinanza che spesso è dimentica, distratta, inconsapevole di dov'è e di cosa anche sotto casa, nel proprio quartiere, possiede, insomma, il patrimonio della propria città. Quindi una valorizzazione del patrimonio archeologico, una valorizzazione delle aree periferiche, e sì, questo ci tenevamo molto, anche la creazione di una banca dati.
Questa app consente di avere una mappatura di, che non è stata facile conseguire, che insomma ci ha richiesto parecchio tempo, una mappatura di tutte queste, appunto, queste emergenze che sono sconosciute anche nella letteratura tradizionale, che comunque è quella di più facile, di cui è più facile disporre. Quello che abbiamo tentato di fare è cercare di creare anche una guida che fosse piacevole e quindi anche ricca di altre informazioni. Abbiamo cercato di sottolineare tutta una serie di elementi, come quelli dedicati al ristoro, quelli dedicati anche ai parchi pubblici, agli spazi di alle biblioteche. Quindi c'è una mappatura molto più complessa che solo quella delle emergenze archeologiche. Le caratteristiche di questa app deve essere sicuramente facile, intuitiva, innovativa, nel senso che gli itinerari sono sì geolocalizzati, ma che comunque comprendono anche appunto questi servizi inediti che spesso non vengono associati, no? Una cultura alta, che sono anche quelle di proporre meramente anche un'osteria romana di qualità, no? Ci tenevamo anche a porre questi elementi di tradizione, accurato rispetto alla correttezza dei contenuti e partecipativo. Nella app si possono introdurre, ne abbiamo parlato, insomma, in questo convegno emerge potente il tema della partecipazione, si possono introdurre contenuti attraverso i canali Instagram, attraverso dei commenti, diciamo ormai anche nella normalità di un rapporto appunto più univoco che c'è fra l'utilizzatore e chi compone i contenuti della guida. Questo, diciamo, è la struttura. Avevamo tante slide per far vedere come funziona, ma il tempo è tiranno. Abbiamo portato questa che è la home, la pagina iniziale, per far capire l'area che abbiamo considerato, che è un'area che va dal centro storico del Muro Aureliano fino al Grande Raccordo Anulare. L'espediente, perlomeno di questo progetto iniziale, è quello di percorsi che vanno dal centro al fuori, seguendo le strade consolari, quindi una struttura molto semplice che qualsiasi romano può capire, perché insomma lo vive costantemente, e all'interno di questi percorsi segnalate tutte le varie emergenze. Quello che ci premeva sottolineare rispetto alla funzione che vogliamo attivare su questa guida per questo progetto di valorizzazione delle periferie, che non possono essere limitate a questo punto solo alla parte, diciamo, semiperiferica di Roma, ma devono comprendere uno spazio molto più ampio, è quello del la nostra ambizione più grande è quella di collegare il centro da un punto di vista virtuale all'esterno, creando delle connessioni rispetto a quelle, questa, diciamo, è l'immagine che più ci piace considerare, tutti quei reperti che sono all'interno, che fanno parte delle collezioni dei musei, dei grandi musei, il Museo Nazionale Romano, ma non solo, il Museo Nazionale Etrusco, ma non solo, vogliamo comprendere e coinvolgere nella nostra, diciamo, ambizione tutti i musei romani, per collegare i reperti ai luoghi di ritrovamento, per cercare di valorizzare in questo modo, anche da un punto di vista narrativo, semplicemente narrativo, questi luoghi che sono nelle periferie, sono nel Lazio, ma sono in Italia in genere, e comunque possono essere collegati come modello a qualsiasi periferia altra, per collegare queste periferie con un discorso di interesse, di narrazione, e anche di riappropriazione di alcuni luoghi che sono sconosciuti, e quindi far conoscere che quel patrimonio è un patrimonio che corrisponde a una storia diffusa una storia di uomini e di e di narrazioni, che appunto è diffusa sull'intero territorio, per cercare di valorizzare massimamente quei sistemi che abbiamo visto che sono già presenti, che sono quei sistemi locali che spesso sono non facilmente comunicati nei grandi flussi, ma che funzionano molto bene. Abbiamo avuto esempi, no, con il Museo Resina, ma anche con altri con sistemi che sono proprio limitrofi all'area romana, e di quanto possono soffrire anche qui questa ombra che in maniera naturale Roma
ha nei loro confronti. Quindi questo è il nostro tentativo, quello di cercare di riconnettere i patrimoni, le collezioni all'interno di che sono state portate, di riportarle fuori per cercare di connetterle ai luoghi. Quindi questo credo che sia un processo di valorizzazione molto interessante e che può portare grandi benefici, anche perché la diffusione sarebbe massima, perché si muove a livello digitale e virtuale. Noi oggi ne abbiamo avuto una prova e quindi sarebbe un grande strumento non solo per chi ci viene a visitare dall'estero, ma soprattutto per la cittadinanza e per tutti gli italiani. Questo. Grazie. Allora, un po' di ritualità. Naturalmente ci teniamo a specificare, l'app è già disponibile in questa sua versione originaria, che da oggi crescerà, ed è totalmente gratuita e non contiene alcun contenuto di carattere pubblicitario, e questo è l'elemento essenziale perché si possa procedere a quest'atto formale. Allora, sono tre le copie del documento, le distribuisco tra le parti, le sigleremo in ogni pagina. Non sei dotato di penna? Fantastico, sarà la penna più bella. Ognuno sigla la sua, una ciascuna pagina, e poi firma la parte di pertinenza. Ecco, non ci alterniamo. Sì, e poi lanceremo con il comunicato congiunto. Ha una data? Sì, perfetto. La data, sì, esatto, sì. È tutto in regola. Ecco, questa è la copia. Presidente. Ecco. Perfetto. Allora, grazie davvero, scusate se ho pressato per il tempo. Passiamo la parola alla professoressa Anna Maria Visser per le conclusioni, e a lei la parola e la chiusura. Devo stare seduta? Come preferisci. Posso stare... Qualche non so perché si è emozionato. Sì, vista l'ora, visto che si sta per chiudere anche il microfono non ne può più, sta piangendo. Due giornate densissime, due giornate pregne, piene, molto interessanti. Per fortuna che mi avete dato questo titolo, non conclusioni, ma considerazioni a margine del convegno, perché è evidente che delle conclusioni sono impossibili. Abbiamo ascoltato tante relazioni, abbiamo avuto contatto con tanti relatori di eccellenza, e questo è il terzo appuntamento, esatto, il terzo appuntamento, e io ho avuto il piacere e l'onore di far parte dal primo al secondo al terzo di questi convegni, che continuo a considerare importantissimi, fondamentali per la cultura italiana. Qui abbiamo la seconda pietra miliare. Ho detto a Simona, è evidente che dopo questa orgia di social potete anche capire che, vista l'anagrafe, io non è che proprio mi sento così a mio agio con i social, mi sento più a mio agio con questi vecchissimi strumenti che sono i libri. Si possono condividere con... Sì. Con violenza.
non mettiamoci a parlare del problema libro, comunicazione virtuale, però ecco, questa è una pietra miliare che resta. E gli atti del secondo convegno, adesso tutti i relatori sanno che si devono preparare per gli atti del terzo convegno, e questo è veramente un modo di fare cultura che io considero molto importante. Considero la Fondazione un strumento culturale in Italia che da privato svolge una politica culturale pubblica di eccellenza, costituisce uno spazio libero in cui liberamente si confrontano, è troppo pesante la pietra, in cui si confrontano opinioni, in cui si può liberamente dibattere. E c'è quindi anche la freschezza dell'essere in grado di seguire sostanzialmente il cambiare dei tempi e delle situazioni, perché così sembra tutto uguale, ci sono una serie di problemi che sono costanti, ma poi in realtà ci accorgiamo che le cose cambiano. Mi ero preparata a qualche appunto, ma cercherò di stringere ulteriormente, e vorrei ringraziare comunque Simona, Francesco, Valentino. Io ho fatto parte del comitato scientifico, quindi ho visto tutti gli abstract, tutte le proposte, le abbiamo condivise, ma è chiaro che il lavoro è stato fatto da loro. Credo che possano, fra virgolette, possiamo essere contenti del risultato. Che cosa io ho apprezzato in modo particolare? Intanto proprio la scelta del tema. A partire dal titolo, scusatemi se rileggo il titolo ufficiale, sempre con grande fatica perché qui con questa luce non ci vedo, reti creative, espressione che normalmente viene utilizzata, progetti europei, cose, attività, discorrendo, pensando sostanzialmente alle smart cities, pensando sostanzialmente al settore che è un settore più legato all'economia, più legato all'urbanistica, alla sociologia, non tanto praticato in relazione ai musei e all'azione dei musei. Aiutami. Paradigmi museali. Ecco, paradigmi museali, anche questa è un'espressione che mi piace moltissimo, perché poi nel testo ritorna più volte la questione della rottura del paradigma, espressione che amo molto, e uscirà fra breve un mio piccolo articolo che ha proprio, caso vuole, questo titolo, legato alla problematica degli allestimenti e della forma dei musei. Quindi paradigmi museali di produzione, che ovviamente trattandosi di musei e produzione culturale, gestione, che è un'altra delle problematiche su cui mi soffermerò un attimo, comunicazione nell'era dell'iperconnettività. La connettività, la connessione che è stata tutta si è dipanata in queste due giornate, che è un valore assolutamente positivo, importante, che connette realtà diverse fra di loro, che integra, avvia l'integrazione di persone, cose, c'è un iper, vuol dire che c'è anche il riconoscimento che può esserci un, fra virgolette, eccesso, una deriva. Attenzione. Connettività come valore positivo, ma attenzione, ho sentito solo, mi sembra, un paio di voci nel corso del convegno lanciare in modo molto, molto soft e molto elegante un po' questo segnale. Il testo che si snoda
sotto questo titolo, ne parlo perché io non ho contribuito, è tutto frutto degli organizzatori, è un testo, a mio parere, fondamentale. È uno di quei testi di riferimento che sono destinati a restare. Con le varie sezioni di lavoro, la rete che crea efficienza, la rete per il territorio, il lavoro della rete, la rete che crea saperi. Ma cosa significa affrontare, dirò solo due cose, cosa significa affrontare in questo momento in modo sistematico temi come questo? Facciamo un attimo indietro, facciamo un passo indietro al secondo convegno. Io mi sembra che fra questo, che è solo di 2 anni fa, e oggi, ci sia stato una sorta di slittamento, di cambiamento. Vi do la mia interpretazione. Qui eravamo dentro, gli anni appena precedenti e questo, dentro alle considerazioni relative alla società liquida, che è stata brillantemente ricordata, analizzata oggi da una relazione specifica, pensando alla filosofia di Bauman, laddove qual era il problema? Il problema è che lo sviluppo delle tecnologie, il cambiamento tecnologico è talmente veloce, più veloce della possibilità di apprendimento, ma soprattutto di adattamento delle persone, per cui si crea disagio, si crea incertezza, si crea perdita dei punti di riferimento e quindi questo termine del liquido, della liquidità. Un sistema che quindi produce la perdita del senso dello spazio, del tempo e dello spazio, la caduta della storia. Non è un caso che il tema del secondo convegno sia stato proprio il tempo nelle sue varie declinazioni. Pensate come siamo abituati, ma oggi il tempo si mangia lo spazio, perché voglio dire, io non dico vado a Roma, da Ferrara, Ferrara a Roma distano x chilometri, non ho la più pallida idea, non mi ricordo, bravo, tu sei bravissimo, 435 chilometri, io dico vado, ci vado in 2 ore, in 3 ore, a seconda del treno, di alta velocità che prendo o meno, ecco. Quindi questo mondo piatto, questo azzeramento ha creato questo disagio. Se ne parla molto meno oggi, non che sia venuta meno questa problematica, ma se ne parla molto meno. Connessione, creazione di reti, creazione di sistemi, certamente, perché se fino a un attimo fa parlavamo di una prospettiva sostanzialmente lineare, una prospettiva alla quale pur stressati eravamo abituati, ora la rottura del concetti di spazio e di tempo, la connessione porta naturalmente a che cosa? Porta alla rete, concettualmente, direi indipendentemente quasi dalla nostra volontà. Per andare avanti è la rete. Prima di tutto come elemento concettuale, ancor più, della creazione di sistemi di governance, che sono importantissimi, reti e sistemi comunque che già da anni vengono promossi e sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono promossi e sostenuti anche dal recentissimo decreto della Direzione Generale Musei, e comunque la rete può creare appunto queste connessioni le più incredibili, le più impensate, le più inedite.
In ragione di questo, forse, non lo so, scusatemi, sono veramente elucubrazioni personali a caldo che racconto degli amici, ecco, quindi potrei smentirmi domani, è scoppiato in questi anni un fattore nuovo, che è la straordinaria partecipazione, la ricerca della condivisione, in relazione ovviamente a ciò di cui noi parliamo, che è patrimonio culturale, che sono musei, che per me è totalmente sorprendente. Io non mi sono ancora ripresa nel constatare che il museo, dalla sua secolare marginalità, percezione negativa, percezione di uno spazio chiuso, di uno spazio elitario, evoca noia e sappiamo bene tutto, è diventato di moda, addirittura. E soprattutto questo, come dire, interesse, che andrebbe studiato meglio, con una certa attenzione, diciamo, questo interesse si è rivelato in un tempo molto breve e si esprime da parte di tutti, le fasce sociali più incredibili, vai da persone ovviamente che non sono acculturate, che hanno provenienze diverse, fanno mestieri, lavori diversi, una voglia di partecipazione, una voglia di esserci, che sta cambiando appunto le cose. Come può essere accaduto? Perché? Allora, io ritengo che una spia utile sia il vedere che cosa è successo con le riforme Franceschini, una riforma banale come l'uovo di Colombo, no? Quella delle tariffe d'ingresso ai musei e la creazione della seconda domenica, no, sì, la prima domenica del mese gratuita per tutti i musei statali, per tutti, che poi naturalmente nel prosieguo è stata anche criticata, magari possiamo anche dire che c'è una certa deriva, che c'è una ricerca eccessiva del fare numeri e quant'altro, naturalmente la malattia quantitativa non ci abbandona, però quello è stato inaspettatamente un pretesto quasi per consentire questa larghissima partecipazione. Tu hai detto di altre cose, dice, non è che certe cose non si potevano fare anche prima, ecco, però perché questo? Perché è stata accompagnata, allora qui va bene la comunicazione multimediale, televisiva, la comunicazione attraverso il web, eccetera, eccetera, la promozione. Cioè questo provvedimento banale è stata accompagnata da una promozione nazionale che ha scatenato. O forse il pubblico era pronto, o forse questo è stato davvero uno strumento per... Questo per dire che il soggetto fondamentale a cui ci rivolgiamo con la connessione è il pubblico. Io non amo, ce lo sapevamo, però voglio dire, si sta presentando in forme nuove. Io non amo molto usare la parola visitatore, perché visitatore mi dà sempre l'idea che c'è il museo, tu catturi qualcuno che ci vada dentro una volta nella vita e chi si è visto, ottimizzi i tempi, ottimizzi i servizi e avanti un altro, una logica più turistica, più quantitativa, più che una logica culturale. Mi piace di più usare il termine cittadino, il museo che lavora per creare cittadinanza. Mi è piaciuta molto la frase di Cinzia che dice il museo crea comunità.
crea comunità anche con i turisti, perché non è che noi dobbiamo dividere il pubblico in modo netto, turisti da una parte e i visitatori e dall'altra. Creare quella comunità di eredità a cui tu sei tanto legato, questa bellissima connessione periferie-centro, ecco, è veramente nella logica di tutta una serie di valori, di parole d'ordine che stiamo cercando di diffondere, d'accordo? Quindi direi che, e mi fermerei più o meno qui, grazie a queste input dati dalle riforme e al grande valore che io annetto alla riforma dei musei, perché ha dato ai musei principali, ma anche ai musei minori attraverso i poli museali, ha dato autonomia, ha creato delle figure di direttori responsabili che hanno in mano il progetto culturale, la gestione, sono responsabili dei risultati. In Italia era ora, le grandi critiche io non le ho mai capite, perché io, occupandomi di musei da molti anni e provenendo dal mondo dei musei comunali, dei musei civici, laddove la situazione di governance e organizzativa è molto diversa, questo ha dato un impulso fortissimo, fortissimo alla situazione dei musei dello Stato, ma ha un effetto enorme su tutti gli istituti, su tutta l'organizzazione del patrimonio culturale e naturalmente su quella che è l'organizzazione pubblica del museo. Ritengo che un altro valore di questa riforma, di queste riforme, sia stato far cadere gli steccati fra musei che appartengono a diverse amministrazioni. La connessione. Ho apprezzato moltissimo il progetto di Valentino Nizzo che ha chiamato praticamente tutti i musei dell'area etrusca, dell'antica cultura etrusca, tutti i musei a presentarsi, a conoscersi, grazie all'impulso del Museo Statale, che ha quindi ritenuto suo dovere di diventare un punto di riferimento, di avvalersi della linfa di tutti questi musei e di diventarne un punto di riferimento. Credo che questo veramente possa essere un segnale importante, ce ne sono anche altri, anche l'attività che ha fatto il MAN, l'attività bellissima che sta facendo. Quella cosa della porta mi è piaciuta tantissimo, perché io vengo a Roma in treno e capisco perfettamente, ecco, perché uno deve cercarselo l'ingresso, quindi vabbè, e quindi è un simbolo, è simbolica. Quindi credo che attraverso queste attività che state mettendo in campo di connessione dei musei, di altre amministrazioni, ma che sono coerenti, creano rete, può essere una rete tematica, quella della cultura etrusca, una rete territoriale o che altro, bene, possano diventare davvero la prova generale per l'attivazione del sistema museale nazionale, così come recita il decreto. E è una grande soddisfazione, perché io non dimentico di provenire da un'associazione, al di là di tutto quello che poi ho fatto, da un'associazione specifica, un'associazione storica, che è proprio quella dei musei e degli enti locali, che ha firmato recentissimamente, in marzo, un accordo con la Direzione Generale Musei per un accordo di collaborazione.
Devo segnalare la grande apertura del direttore Lampis, che si è speso molto proprio per poter avere questi accordi non solo con la nostra associazione, anche con altre, e questo può davvero essere un iniziale banco di prova per cercare di andare avanti. Non ci nascondiamo le criticità. Se siamo consapevoli, come mi sembra, sulla base del convegno di queste due giornate, non possiamo non nasconderci i grandi problemi per andare avanti, che sono rimasti un po' come il convitato di pietra, quindi io li ritiro fuori. C'è sempre il problema di risorse, di personale e di formazione. Risorse, col ministro Franceschini al ministero ne sono arrivate tante, dopo i tagli terrificanti degli anni, sostanzialmente, ministro Tremonti, governo Monti. Speriamo che non tornino tagli alla cultura, che è sempre facilissimo, no? Tagliare la cultura a favore di altri provvedimenti. Il dato che la cultura è fondamentale per il paese, il patrimonio culturale, ed è un motore di sviluppo, inteso nel senso buono, per il paese, spero che non venga contraddetto da provvedimenti di più accattivanti a livello generale rispetto ad un tipo di spesa i cui benefici il cittadino fa molta più fatica a vedere. Sto concludendo. Quindi un problema comunque di risorse, un problema di personale che non è solo un problema di personale da un punto di vista quantitativo, quantomeno il Ministero ha messo mano a questo, restano tutti i musei civici, che sono la grande maggioranza dei musei italiani, che non possono fare assunzioni, che hanno dei blocchi di bilancio. Quindi un problema di aprire anche i musei civici alle assunzioni di personale specifico, ma anche quelli che sono i profili, il grande problema dei profili del personale che sono necessari oggi in una situazione che è così cambiata, dove c'è la sfida tecnologica, d'accordo, ma non solo, c'è proprio il problema di un cambio di paradigma, perché c'è un cambio di mentalità che è necessario, e quindi il personale deve essere dotato, oltre che della cultura ovviamente fondamentale, chiamiamola di base nel senso alto, ecco, deve essere dotato di tutta una serie di nuove competenze e di nuove capacità. E qui quindi il problema della formazione. Devo dire dal mio osservatorio che il problema del personale e della formazione continua a essere dilaniato fra posizioni estremamente conservative, rassicuranti, da parte dell'università e da parte dell'amministrazione, e invece istanze che si rendono conto della necessità di un cambiamento. E quindi io credo che, tenendo conto delle connessioni, tenendo conto della partecipazione, tenendo conto della cittadinanza, tenendo conto delle comunità di eredità, abbiamo di fronte a noi comunque sempre da presidiare e da, come dire, attivarci per questi aspetti. Ci ho messo molto più tempo del dovuto. Grazie comunque. Allora, grazie alla professoressa Visser, grazie davvero per averci accompagnato in tutte queste tre edizioni. L'appuntamento è per domani mattina alle 9 con Romarchei. I primi eventi avranno inizio in questa sala dalle 10, ma i tavoli con tutta l'offerta culturale del museo saranno disponibili dalle 9. Mi permetto di chiudere ringraziando chi
è stato presente, chi lo è stato virtualmente da casa, ma soprattutto il personale del museo che ha lavorato fino a quest'ora ben oltre l'orario, riuscendo a governare apparecchiature appena pervenute per questo scopo, Mauro Benedetti, Leonardo Petolicchio in particolare, è un esempio di come poi la differenza e il cuore e il sangue nelle vene dei musei siano le persone che lavorano al loro interno. Grazie.